quanto è grossa! Tutti a me, sti cavolo di insetti! Guardate, l'ho lanciata a terra. Cioè, io ho fatto così, ho tolto, c'era sta cosa che ha fatto. Mio Dio! Sto male. Cosa c'è? Stufato! Insetti maledetti! Anche prima, ste mosche! Oddio, Pini, ho lanciato anche la bustina, non so dove l'ho messa. Eccola. Oddio. Ok, non ce n'è stato. Ok, un po' di tè per rilassarci. Buongiorno. Ho fatto una corsa contro il tempo perché c'era il corriere che non mi poteva aspettare. Oddio. E sono andata giù a prendere il pacco che mi è appena arrivato di Diego dalla Palma. Me lo porto di là e lo apriamo insieme, magari così. Vediamo cosa c'è dentro, non me lo aspettavo per niente. Video unboxing live. Due perfezionatori arcata sopraccigliare. Mi ispiri, cosa sei? Ombretto in crema nude, che bello! Wow, sembra quasi un... Wow, ha una texture stranissima. Cioè, sembra... Una volta steso poi diventa quasi cipriato, cioè e non va via, stranissimo. Poi c'è questo che è un rossetto numero 150, che bello, ok questo ci piace. Guardate che bello questo, color tipo mattone scuro scuro scuro, questo, no vabbè, questa, cioè guardate quanto è lunga sta matita. Colore un po' alla Kylie Jenner, molto figa. Questa è una palette ombretti Cold Metal, numero 71. E questa è la palette con questi colori. E un sacco di carta! Buonasera! Buonasera! Ma non dici niente? Devo dire. Cosa è successo? Che per caso sei arrivata a 100k? Yeah! Come? Come? No, ci tenevo a ringraziarvi tutte quante perché tutti quanti siete dolcissimi. Ci tengo a precisare che io non ho mai guardato numeri, non ho mai guardato iscritti, non sono mai stata dietro a queste cose perché sinceramente non sono su YouTube per fare questo. Però mi fa tantissimo piacere essere arrivata a questo grandissimo traguardo perché pensare che siamo in più di 100.000, tipo, oh mio Dio, siamo in tantissimi. E quindi volevo ringraziarvi tutti singolarmente. Praticamente ho fatto questi qua. Con l'insalata, Andrea già ha mangiato e ho fatto una specie di bagna per i totani che sarebbe limone, olio, sale e prezzemolo. Allora, l'Andrea stava per farci sentire il suo lato milanese. Facci sentire, dai, non ti vergognare, di solo una parolina. Dai, tesoro, l'Andrea, non essere timido. Sottatisse la vita. Dopo essermi guardata un po' di video, adesso. Prima di andare a dormire mi guardo qualche episodio di Pretty Little Liars. E in tanti mi avete chiesto dove lo guardo. Lo guardo su Guardaserie. Boh, comunque tipo mi mancano 3 o 2 puntate per finire la 6ª stagione. Poi inizio la 7ª. Sempre se la 7ª l'hanno già doppiata in italiano. Perché non riesco a guardarmele in inglese. Non riesco proprio a seguirle in inglese e neanche sottotitolate perché mi va in crash la vista e proprio già ho un mal di testa assurdo dopo un po' che guardo il computer e figuriamoci, tra l'altro non sto neanche mettendo gli occhiali ultimamente. Ah, favoloso, favoloso, favoloso. Ciao. Good morning, good morning. Mentre mi preparo la colazione qua... C'è un bellissimo pacchetto Kiko con un sacco di cosine. Dei guanti idratanti per mani e unghie. Wow. Questo qua invece è per i piedi. Sono delle calze intensive per i piedi. Oddio, non l'ho mai provate quelle robe lì, sono curiosissima. Qui invece abbiamo, appunto, la crema per mani e piedi, lo scrub, la crema per i piedi, la crema per le mani. Poi qui abbiamo tutto ciò che riguarda le unghie. Infatti sono solo prodotti in mani. Buon pomeriggio. Buonasera. Guardate che casino qua. Sembra che devo andare in trasferta. In realtà sì, sto andando a Milano come vi ho detto. E ho registrato anche un mi preparo con voi di questo trucco. Quindi sono molto contenta. Lo vedrete online settimana.
settimana prossima. E Andrea mi accompagna e poi va a casa a farsi un riposino, vero? Non vede l'ora in realtà. Infatti speravo mi accompagnasse qualcun altro in stazione, ma non c'era nessun altro. E io ho portato tutto il necessario, come avete visto, il borsone con dentro il computer, con dentro i vestiti per domani, per l'evento di domani mattina, i trucchi. Sono stata anche molto brava perché ho portato pochissima roba. E io di solito quando esco di casa porto il mondo. Ho portato il libro da leggere, Shadowhunters, da leggere in treno, perché oramai lo sto leggendo solo in treno, solo quando vado a Milano. E adesso dedichiamoci a Shadowhunters. Guardate quante cose carine. No vabbè. Guardate le cose cartopazzose, io intanto vloggo. Guardate la Lu che cosa mi ha fatto! Oh mio Dio! Uno scontrino rovinato! Dai! Ma puoi avere amiche così dolci? Cioè, 100k ragazze, è la nostra torta! Noi ci mangiamo la torta adesso e festeggiamo con 100k. E la torta al pistacchio, tra l'altro, ho pensato anche alla torta al pistacchio e vitello, vero? Festeggiamo, auguri a noi! Mentre faccio i miei acqua. Guarda, Giovanna, quella caffettiera puoi anche buttarla. Che salto, salti in bocca. Quella lì è di smeraldo, è verde smeraldo, ma è proprio, guarda, smeraldo. Non vorrei rovinartela. Ma puoi buttarla, ricompo. Guarda, comunque, vi dicevo, la Giovanna stasera è invitata a mangiare a casa mia. E ovviamente, sei sfocata? E ovviamente mi si è messa a cucinare. Cioè, nel senso, io stavo iniziando, poi lei si è offerta e io ho lasciato fare. Intanto si sta appisolando da un lato. Allora no, perché tu non sai che quando pesa il cervello devi un attimo chinarti per bilanciare il sangue, per bilanciare l'ossigeno. Perché noi milanesi quando pensiamo a cose patapuncià dobbiamo essere obiettivi, obiettivamente. Se tu hai un po' di ossigeno dietro devi farlo cascare in avanti. Assolutamente. Quindi così le idee ti vengono meglio. Ah, capito? Ok. Perché tu sposti il peso e le idee si scontrano contro quelle che avevi già in mente. Poi guarda, sono vestita molto da tipo vaso. Buonasera. Comunque che delusione. Che lui cosa? Io pensavo che qui tesorino mi avesse la coca, invece si mette lei a spadellare. Avevo capito la coca, ragazzi. Invece era la cuoca. La cuoca! Non so se te l'ho detto. No. Ieri sono andata a fare la visita dal Castoldi. Ah, quel Castoldi lì. Ma il Gian Giorgio. Il Gian Giorgio? Non è il Gian Giorgio. Castoldi sono andata. Devo rivedermi sta faccia. Non era no, non ci verrà mai in mente, cara. Non era il Giancarlo. Io non me lo ricordo. Non era il Giancarlo, Gian Pietro. Mi sono rianimata una coscia. Guarda il Baruccia lì con le manine in tasca. Guardalo, il telefonino, l'iPhone e la manina. È quello di Kerr. A quello di Ken, perché tesoro, sì, come lui è andato a vederlo. Ah, a quello d'oro. Guarda il suo iPhone oro. Dove l'hai preso? È oro massiccio. Ma te l'ha regalato l'azienda. È un libro, lo apri e tac. Sporco, sporco, tra l'altro. Molto lento. È un panno lento. È un panno lento. Buonasera a tutti. Dalla mano. Allora, stiamo facendo i lavori in camera da letto e abbiamo il letto per terra. Io vi faccio, Glo, prova il letto. Vedi se è comodo. Ma è comodo. Che ma è comodo. È comodo. C'è un perro sul letto. Un perro bianco e beige. È molto comodo. Oddio, tra l'altro è bianchissima. Ti prego, Margot. Guardalo. È il perro locco. Buongiorno, io e la Lu stiamo andando alla mostra Real Bodies con Alessandro Cecchi. Boom.
Stiamo trovando parcheggio perché siamo arrivati in orario, ma sicuramente non troveremo un posto per noi piccolino. Poi entriamo e vi faccio vedere come sarà sta mostra, sperando di poter riprendere e che non dicano niente. Allora, io e la Lu, ciao! Io e la Bruna abbiamo deciso che non filmeremo. No, perché ci hanno consigliato che siccome dentro c'è Veri Corpi, che tra l'altro l'anno scorso lei aveva visto, come avete sentito prima, e l'anno scorso hanno provato a filmare, hanno fatto una foto, hanno impressionato troppa gente, quindi hanno deciso di non far più foto, e se faccio il video ovviamente me lo censurerà YouTube, perché ci sono dei veri corpi umani, quindi poi vi racconteremo com'è stata la nostra esperienza e i nostri punti di vista, e sicuramente ci sentiremo un po' delle Meredith Grey della situazione. È un buon giorno per salvare una vita. Sono molto felice che abbiate subito onorato l'uomo di Leonardo, non disegnato ma nella sua realtà, perché effettivamente comincia tutta questa storia sempre, una volta dal genio di Vinci, che come sapete rubava i cadaveri, all'epoca era vietato, per fare i suoi studi anatomici e per fare i primi disegni che sono validi ancora oggi dal punto di vista scientifico. Siamo appena uscita dalla mostra, stiamo per andare a fare la pappa e che andiamo all'IKEA. Abbiamo deciso di andare direttamente lì, io e la Lu. E allora, dai, com'è stato? Bello. Bello? Bello, l'odore è un po'... Infatti mi ha portato alla mente brutti ricordi l'odore, perché è proprio quello della camera mortuaria. Cioè proprio un odore proprio riconoscibilissimo. Però vabbè, è normale, anche la roba di mantenimento, se vedete il cadavere, esatto. Perché comunque sono... Sono tutti veri, cioè tutto, c'era tutto vero. La roba che ci ha impressionato me a lei è stato vedere i feti dalla creazione proprio. Dalla prima settimana. Dalla prima settimana, ma vi dico, erano in 3 vetrini schiacciati, quindi si vedevano proprio perfettamente. E facevano dalla prima settimana, ovviamente, alle settimane dopo, quindi andavano a ingrandirsi. E c'erano già quelli piccolini, avevano già la forma del bambino, era una roba assurda. A me sì, mi affascinano, ma non mi fanno paura queste cose, perché io sono sempre stata curiosissima. Soprattutto su come siamo fatti, queste cose qua, quindi siamo fatti. Però alcune cose facevano impressione, cioè più che altro pensare che una volta erano persone vive. Sì, una cosa bellissima che tutte queste persone che erano dentro, massimo rispetto, perché hanno donato il loro corpo alla scienza una volta morti. Erano magari persone che sapevano che dovevano morire, esatto. Che hanno firmato che per la scienza, per far sì che la gente studiasse, che una volta non era così, una volta non potevi vedere effettivamente un cadavere. Esatto, ci ha spiegato che tagliato a pezzi. Leonardo da Vinci li rubava, sì. È una cosa bella il fatto che ci abbiano spiegato tutto nel dettaglio, e la cosa brutta è che ci sono persone che toccano. Lo prendono come un gioco e toccano. Infatti voi ragazze, se andate a vederlo, non toccate nulla, perché sono lì, li potete toccare perché sono vicini, ma non li potete toccare perché comunque sono morti. Più che altro ci vuole rispetto, perché sono persone. Esatto. Primo perché non è igienico, e secondo primo perché il rispetto, e secondo perché non è igienico, perché comunque sì, vai a toccare una cosa morta. Esatto, vai anche comunque a toccare un lavoro di una persona. Che lavori? Cioè c'è stata una scena dove siamo arrivati in questa stanza e c'erano tutte le terminazioni nervose. Bello. Ma sembravano finte, avete presente la penna 3D che schiacci e ti fa? È vero, era uguale. Uguale alla penna 3D, infatti io e lei ci siamo guardate e abbiamo detto no, queste qua saranno finte per forza, perché come fai dal corpo, avevano la forma del corpo, quindi della però mano. Erano tutte venose, e infatti io gli faccio, no, saranno finte. Abbiamo fermato un ragazzo e gliel'abbiamo chiesto, il ragazzo fa no, praticamente nelle vene giugulari, quelle più grosse, vedete che sono più spesse, è stato inserito praticamente la plastica, diciamo, esatto. Che è l'unica che non si corrode, in questa sostanza che fanno apposita per bruciare tutti i tessuti, quindi poi rimane il calco di queste terminazioni nervose, ed è una bomba, e perché il corpo viene sciolto nell'acido, esatto. E le vene rimangono perché rimangono lì, e quindi si poteva vedere. No, andateci veramente, se vi piacciono queste cose, sono molto, no, ma in realtà sottive. Anche se comunque una persona non è dovete imparare come siete fatti, secondo me è figo, esatto. Perché dovete, cioè vi impressiona il fatto di dire, oh mio Dio, ma dentro di me io sono fatta così. Allora, siamo per fare la pappa, che siamo andate a prendere la roba là, siamo all'IKEA se non l'avete capito. Io ho preso pesce, poi le polpettine vegane,
La lui invece ha preso quelle normali, io quelle vegane con tutte le salse possibili e immaginabili e il purè. E questo pane alla zucca buonissimo, che infatti, cioè buonissimo, credo e spero sia buonissimo. Poi la lui si è presa sotto mio consiglio questi qua che vendono qua all'IKEA, che sarebbero i pezzettini di cipolla fritti, che io e Andrea utilizziamo sempre da mettere dentro nei panini quando li facciamo noi. Grazie mille. Che bella schiumetta, Giovanna, Bruna, Carla. Cina, allora, guardate che carino! Con un filo bianco un po' grigio su questa tela neva lucida. Molto fashion. Dai, fallo. Allora, guarda questa pettina tua. No, io mi vergognerei. Ma poi cosa sono quelle cose di... Quelle punte d'oro, quello chatouche di merda. Ma ascolta, il tuo tutto colato ne vogliamo parlare? Ma perché deve sembrare dark. Ho capito, ma il vestito che è nuda praticamente, c'è solo quel vestito là. La sgualdraggine. Cioè, ma dai, poi che casa sgualdrinata. Allora, facciamo vedere che cosa... Mamma! Facciamo vedere che cosa abbiamo preso. Mi fa morire da lui che fa così. Mi nascondo. Abbiamo la sua inquadratura e mi metto a filo. Esatto. Abbiamo preso un sacco di cose bianche. Il bianco. Poi Gloria ha visto un po' di colore e ha detto: ciao, mettiamo dentro nel carrello un po' di roba colorata. Esatto. E quindi abbiamo preso queste fodere. Federe o fodere? Federe. O fodere. Leggiamo. Cotton, ok, cotton. Vabbè, samnate. Abbiamo preso questo smanate. E poi questo bellissimo vaso molto minimal, carino. E un sacco di cose bianche. Un sacco di omini, perché in realtà li lancerà dal balcone. Un sacco di omini. Ci vediamo dopo, allora. Ciao. Ciao.